cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Perché Gesù ci lascia dei comandamenti? Perché Gesù ci lascia il comandamento dell'amore? Forse il fine è quello del controllo, il fine è quello di intrupparci tutti in una serie di regole? No, il Vangelo di oggi ci farà scoprire che il fine dei comandamenti, il fine dell'agire di Dio, il fine di ciò che Egli va chiedendoci è la gioia. Provate ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Purtroppo l'immagine dei cristiani come gente triste e musona, sempre seria, sempre preoccupata del rispetto di questa o di quell'altra regola, come gente impegnata a giudicare gli altri, purtroppo è un'immagine consueta. In realtà noi è chiesto di vivere la gioia, di vivere la gioia di Gesù, di condividere con lui quello sguardo sereno, libero, leggero e allegro che permette di poter attraversare con dignità e con bellezza ogni sfida della vita. Ma dobbiamo coltivarla la gioia, dobbiamo essere gente capace di ascoltare la parola e di tentare di viverla ogni giorno con la stessa gioia che fu la gioia di Gesù. Dobbiamo impegnarci allora perché il giorno di oggi sia un giorno in cui, nonostante tutto, noi siamo gente contenta. Dobbiamo attraversare questo giorno come fosse un lieto giorno della nostra vita. Non farci tentare da questa o quell'altra persona che con le sue critiche vuole derubarci la gioia. No, non possiamo e non dobbiamo. Noi abbiamo come impegno quello di essere gente con il cuore pieno della gioia che ci ha dato Gesù. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Il sole baciò, neanche una nuvola in cielo. Dolce la brezza, tra i mandorli in fiore, spande profumo inebriante calore. Un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore. Si aprono i cieli soltanto per lei, è accolta la Vergine Madre nell'eternità. Dell'eternità osserva docile, ancella obbediente, tenera madre castiga.
purissima sposa, incoronata regina sarà, con una corona di 12 stelle, vestita di sole e la luna ai suoi piedi. Onnipotente per grazia sarà, colei che condusse la vita in piena umiltà.